Seconda parte di Passione Politica con Mauro Romanelli, consigliere regionale del gruppo misto in quota Sinistra Ecologia e Libertà. Abbiamo fatto un po' il punto sulla politica nazionale perché di fatto poi c'è uno strettissimo legame con quello che poi avviene a livello locale. Adesso veramente ogni decisione si riverbera con estrema intensità anche a livello locale. Si parlava appunto della convivenza di SEL e PD. Parliamo di quello che succede in Toscana. Proprio la scorsa settimana ve ne abbiamo parlato a lungo nelle news, è stata approvata questa variante al piano di indirizzo territoriale della regione che di fatto dà il via libera dal punto di vista urbanistico a una serie di interventi nella piana fiorentina, tra i quali c'è diciamo, riqualificazione e potenziamento dell'aeroporto di Peretola, comunque all'interno del provvedimento si parla della costruzione di una nuova pista. E si parla anche della realizzazione di un parco della Piana Fiorentina che di fatto dovrebbe avere lo scopo di diminuire l'impatto che non soltanto l'infrastruttura dell'aeroporto, ma anche le altre infrastrutture che ci sono nella Piana, basta pensare alle autostrade, di fatto provoca. Allora, lei ha tenuto una posizione ben precisa a questo provvedimento e poi alla fine non ha partecipato alla votazione, pur facendo parte della maggioranza. Lei è fra i firmatari di una risoluzione che è stata allegata a questo provvedimento. Allora, c'è stata anche una discussione piuttosto accesa su questa sua posizione in Consiglio regionale. Ecco, allora io le chiedo, come voi avete partecipato intanto alla predisposizione di questo provvedimento e perché alla fine la decisione di comportarsi in questo modo al momento di votare? Ma noi fin dalla nascita del provvedimento diciamo che non eravamo favorevoli, ma senza entrare nel merito del dettaglio del provvedimento, perché abbiamo una visione strategica diversa, che per una volta è più vicina a quelle che sono gli indirizzi anche europei e nazionali della strategia aeroportuale, appunto, europea e nazionale. Cioè l'idea di pochi grandi poli aeroportuali ben collegati Con con le la città. ferrovia e con le città. L'idea di un'alta velocità buona, diciamo, di superficie Pisa-Firenze, di una direttissima Pisa-Firenze che colleghi questa città in 30-40 minuti e puntare su Pisa come aeroporto della Toscana e quindi anche di Firenze, ci sembrava un'impostazione razionale, meno impattante dal punto di vista ambientale, perché l'aeroporto di Pisa può essere ampliato con meno impatto sulla salute e sull'ambiente. Certo, un impatto c'è, ma insomma minore. E a nostro parere, appunto, sarebbe stata più coerente anche con gli indirizzi europei, perché a quel che mi consta, gli indirizzi europei, che fra poco si concretizzeranno proprio in una direttiva, impediscono anche come dire, di finanziare. Allora, gli aeroporti non si possono finanziare perché è violazione della concorrenza, ma insomma anche di sostenere in termini, come dire, di strategia politica nazionale quegli aeroporti che sono a meno di 120 km di distanza l'uno dall'altro. Quindi Pisa e Firenze diventerebbero due, rischierebbero di essere declassati a obiettivi, entrambi a obiettivi non strategici perché troppo vicini fra di loro. Giusta l'idea della holding comunque di mettere insieme le due società, secondo me e secondo noi la holding poteva servire a riassorbire sia le funzioni sia il personale dell'aeroporto di Firenze, in un tempo di qualche anno ovviamente, verso Pisa. Perché noi pensiamo che in quella zona lì, densamente popolata, ad alto impatto ambientale, l'autostrada, ci vogliono fare anche l'inceneritore, anche su quello noi non siamo d'accordo, ma insomma è una zona in cui, anche per la fragilità idrogeologica della piana, di quella zona lì, un aeroporto oggettivamente c'è un pochino ficcato a forza, per non dire di C'è peggio. sempre stato ficcato a C'è sempre forza, stato ficcato a forza. Ecco, una sempre cosa importante: noi non difendiamo lo status quo, perché lo status quo, stato. ecco, la Ecco perché situazione di infatti oggi, il rischio è che noi appariamo, no, anzi, fra l'altro, alcuni miei colleghi molto favorevoli all'attuale progetto di pista scoprono un pochino adesso, solo adesso, i problemi su Peretola. C'è chi li ha denunciati da anni, il mondo ecologista, Beh, ambientalismo, ci comunque guardi, basta veramente atterrare o partire una volta da Peretola per per capire che la rendersi conto. situazione No, ma io ho anche è molti veramente molto amici e precaria. persone che ci vivono, quindi la questione Certo. l'ho presente e l'abbiamo denunciata da anni. I voli illegali notturni, gli sversamenti di kerosene,
l'illegalità dal punto di vista del rumore. Noi non la scopriamo ora la situazione di Peretola. Perciò noi diciamo che lì in generale un aeroporto... Ecco, ma chi le replica che comunque ADF, che è la società che gestisce l'aeroporto, ha una concessione che dura altri 20 anni? Cioè, come la risolvereste? Appunto, la holding potrebbe essere un modo per risolvere queste cose. Può darsi che lì qualche funzione aeroportuale, ma molto ridotta rispetto ad oggi, quindi solo business, roba del genere, potrebbe anche rimanerci. Oggi poi, insomma, la tecnologia porta sempre di più a... Ci sono nuovi mezzi che hanno anche un atterraggio verticale. Ecco, ora io non me ne intendo, però insomma ho cercato di informarmi. Comunque, quindi, ecco, non andare a un potenziamento dei voli, del traffico. Anche a una forte riduzione dell'attuale. Ecco. Se non addirittura proprio la chiusura, io sarei sinceramente, ma naturalmente fatta in qualche anno, riassorbendo il lavoro, però... Se pensiamo a situazione tipo, non so, Parigi, ecco, che ci sia un aeroporto a 40 minuti collegato con la ferrovia da Firenze non è uno scandalo. Cioè, non è assolutamente quella la questione. Capisco che non siano banali queste cose, però insomma, ecco, secondo me la via maestra da seguire era quella là. Ora noi si rischia di fare un qualcosa che sta sulla carta, poi dal punto di vista della realizzazione è molto complicato, è molto costoso, e allora a questo punto noi non vorrei, sentiamo un pochino l'odore di quello che succede sempre in Italia per le grandi opere, cioè si parte che ci devono essere questi mega investimenti del privato e poi viene fuori e si deve pagare il pubblico. Allora noi abbiamo fatto questo ordine del giorno e anche un emendamento, insieme anche alla collega Sgherri di Rifondazione, portando in delibera l'obbligo per il privato di accollarsi tutte le spese di risanamento ambientale, eccetera. E l'ordine del giorno che entro l'approvazione definitiva, che ci sarà verso marzo, ADF deve portare il piano dettagliato finanziario. Cioè noi a un certo punto vogliamo andare a vedere se questa prospettiva è credibile e se non si chiederanno soldi pubblici. Quando noi abbiamo presentato queste cose, tutto il mondo dei fans sfegatati dell'aeroporto ha molto storto la bocca, si è molto lamentato. Il piano industriale credo che siano tutti d'accordo, casomai è sulla partita relativa da dare tutte le spese a carico del privato. Allora, ma siccome era stato detto, noi l'abbiamo verba volante, l'abbiamo messo anche per iscritto. Nel momento che l'abbiamo messo per iscritto, molti si sono lamentati. Questo ci fa sospettare, diciamo, ci fa sorgere il lieve sospetto, diciamo, sì, che ci sia qualcosa. Allora noi abbiamo cercato di dare un contributo di chiarezza. Questo è il motivo anche per cui non abbiamo votato contro, perché oggettivamente mi rendo conto che forse il voto più limpido sarebbe stato il voto contrario. Però, diciamo, non essendo alla fine della iter, abbiamo preferito ottenere questi emendamenti e queste cose per cercare di far venire a galla delle eventuali contraddizioni. Secondo noi verranno a galla. Se no... Ecco, ma appunto, adesso si apre però un momento cruciale, no? Perché voglio dire, la pratica urbanistica poi è veramente carta, e tutto insomma, la parte più di sostanza arriva adesso. Sì. Voi nei prossimi mesi quali obiettivi vi siete date? Cioè io le chiedo, voi siete qui per bocciare in partenza un provvedimento o cercate comunque di contribuire per migliorare la situazione? Contribuire è sempre utile, perché alla fine poi i numeri sono chiari, cioè la nostra uscita dall'aula è stata un'influente, certo. Il PIT è passato per 15 voti, io e la Monica Sgherri, che insomma su questo tema abbiamo agito insieme, siamo due. Anche certo, se certo, certo. Belli grossi, però siamo no, due. La maggioranza poi alla fine ha garantito il voto, anche se poi hanno partecipato anche altre forze politiche al voto votando favorevolmente. Però ecco, adesso che succede? In vista di quest'altra approvazione che poi è definitiva, voi che cosa pensate di fare? Ma noi siamo contrari, quindi voglio dire... Questa posizione non si può tornare indietro, no? Ma allora ripeto, noi abbiamo questo elemento insomma di fare chiarezza sul piano finanziario, un contributo comunque importante che noi voi intendete dare, crediamo di aver dato. Tutto quello che può servire a migliorare il progetto, lavoreremo sulle osservazioni, bene, perché comunque siamo, purtroppo sappiamo, purtroppo dal nostro punto di vista, che il progetto andrà avanti, sarà approvato. Quindi quello che si può fare per mitigare e migliorare, per carità. Già alcune cose noi le abbiamo apprezzate. Certo, certo. Il fatto di aver bloccato, voglio dire, agli appetiti edilizi 7.000 ettari di parco, la valorizzazione dell'area etrusca che aspettava da anni di essere... Da sempre anche lì. Sì, la repiantumazione di alberi già finanziate, quindi finanziate ancora prima che si sappia se si fa le tranvie di superficie, le energie rinnovabili, tutte cose che noi apprezziamo. Infatti noi abbiamo tentato di mantenere...
con successo la coesione di questa maggioranza e di questa giunta. Quindi, anche se uno dissente su un tema, non è che noi siamo contro questa maggioranza, certo. Assolutamente. Però è chiaro, è proprio un'impostazione della proprio la strategia, anche voglio dire, legata al trasporto pubblico, certo, al sistema aeroportuale, certo. Trasportisti, eccetera, che non ci convince, quindi è a monte il dissenso. Questo ovviamente è difficile che porti a un voto diverso finale da quello contrario. Poi è vero che alle elementi di merito possono sovrapporsi elementi politici, questo io non lo escludo, quindi dovessi dire come voterò alla fine, probabilmente contrario, però può darsi che si sovrappongano elementi politici, come un po' è stato in questo caso. Su questo, se mi dà due secondi, certo. All'aspetto politico, perché giustamente si era partiti, certo, dicendo, certo, che ci sono riflessi regionali sull'aspetto politico. Allora, è passato un po' che Rossi abbia fatto una specie di ricatto alla maggioranza, votate o si va tutti a casa. Sicuramente era un modo di interpretare quella sua uscita di qualche giorno fa. Noi gli abbiamo chiesto di precisarla bene, perché poi se fosse un ricatto, almeno con noi avrebbe avuto l'effetto contrario. Ha minacciato le dimissioni qualora non fosse stata garantita appunto la maggioranza, allora, alla votazione. Se era un ricatto vero, con noi aveva l'effetto opposto, perché noi non certo, si fa, noi non li certo, facciamo ricatti, ma nemmeno ovviamente li subiamo. In realtà poi lui ha chiarito in una maniera che io ritengo positiva, cioè lui ha detto: io non sono un uomo per tutte le stagioni, io il governo col PDL, le larghe intese come ci sono a Roma, non le voglio. Nel mio partito ci sono forze, quella parte appunto che qui potremmo definire renziana, che se non la maggioranza non fosse autosufficiente probabilmente porrebbe anche il problema di cambiare maggioranza in Regione Toscana. Io non ci sto, quindi chiedo che la maggioranza sia autosufficiente, sì, perché se a me venisse posta la cosa di cambiare maggioranza io non ci starei, si dovrebbe tornare al voto. Certo. Allora, detta così, poi è chiaro che c'è sempre un elemento di pressione, perché a nessuno piace tornare a casa, però voglio dire, si deve stare con la valigia in mano nelle istituzioni. Posta così, io non la sento un ricatto, la sento un elemento di chiarezza, anzi, politica, no, che anche io apprezzo da persona di sinistra, che lui, certo, di fatto si è schierato contro le larghe intese a livello nazionale, lo dice anche varie volte. Quindi diciamo, nell'elemento comunque di pressione, di tensione che queste cose portano sempre, è evidente, quindi questo non è che si, certo, può negare. Però io alla fine l'ho letta in maniera positiva, gli ho detto, lo dicevo anche di maggioranza precisa, lo ridillo in aula il senso di questa tua, e lui l'ha ridetto in questa maniera qui. Quindi da questo punto di vista credo che sia stata una posizione limpida, legittima. E quindi è un elemento da tenere in considerazione anche che noi abbiamo tenuto anche in considerazione. Allora, abbiamo finito il tempo, però velocissimo, in un minuto le volevo far ricordare una legge che è appena, sì, passata adesso in commissione, che sarà all'esame del Consiglio a primi di settembre, una legge molto importante, in estrema sintesi, la legge sull'amianto. Che cosa introduce come novità? L'idea che la Regione deve pianificare in maniera sistematica la rimozione, la messa in sicurezza, la bonifica dei siti dove c'è amianto, eventuale sostituzione con energie rinnovabili, pannelli solari, eccetera, la mappatura epidemiologica, la mappatura del rischio, la presa in carico da parte di strutture sanitarie specializzate delle persone malate. Quindi, insomma, l'idea che togliere l'amianto, mettere in sicurezza l'amianto è una grande opera che va sistematicamente progettata e realizzata, perché ora la si fa così un po' dove capita, eccetera, eccetera, però non c'è una strategia. L'idea è che la Toscana la prende come strategia, quindi ci mette risorse, eccetera. Anche questa può essere una grande opera alternativa, certo, ai grandi tunnel che mette in sicurezza e bonifica l'ambiente. E questa sarà l'attenzione del Consiglio regionale appunto ai primi di settembre, ed è, sì, veramente importante, veramente molto importante. Allora, grazie a Mauro Romanelli, grazie anche a voi per l'attenzione, vi auguro, se andate in vacanza, di trascorrere i vostri giorni di riposo serenamente. Ci vediamo a settembre, buona serata a tutti.